Tra qualche giorno, cari amici, ci saranno le elezioni europee. Così io sono andato a guardarmi, a controllare, i nomi con cui i partiti italiani hanno riempito, hanno compilato le liste elettorali. Cosa è emerso? Un grande circo Barnum. Visto che ormai sono determinanti le decisioni che si prendono a Bruxelles, i partiti devono scegliere con cura quali candidati mandare all'Europarlamento. E questo vale soprattutto per i partiti che possiamo definire euroscettici. Perché se non ti piacciono le politiche europee, la cosa più efficace che puoi fare nel tentativo di cambiarle è candidare gente preparata sul pezzo. Noi in Italia abbiamo un buon numero di partiti euroscettici, ma su tutti ne svetta uno, la grande Lega Nord. Io c'ho qui le liste elettorali della Lega Nord, e così scorrendo, la prima cosa che mi è balzata all'occhio è che in tutte e cinque le circoscrizioni, ripeto, in tutte e cinque, il capolista è Matteo Salvini. Chi è Matteo Salvini? Matteo Salvini è questa persona qui. Matteo capogruppo, Matteo capogruppo, senti che scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani. Matteo Salvini è quello sulla sinistra, con la birra in mano che lancia il coro sui napoletani. Ha una lunga carriera politica alle spalle costellata di grandi successi. È segretario federale della Lega Nord, è il boss della Lega, è stato segretario della Lega Lombarda. È stato per 20 anni consecutivi consigliere comunale a Milano, è stato parlamentare della Repubblica Italiana ed è anche già stato europarlamentare. Quindi a Bruxelles lo conoscono. Vediamo un po' cosa pensano di lui i suoi colleghi. Collega Salvini, è una vergogna sentirvi in aula. Perché? Perché per 1 anno e mezzo abbiamo lavorato con i colleghi Frank Engel, Jürgen Kreutzmann, Heidi Ruhl, Malcolm Harbour, Denise De Jong, tutti shadow relatori come lei. Sei l'unico che non abbiamo mai visto in riunione. Allora è facile dire che abbiamo fatto aria. No, abbiamo lavorato nell'interesse delle piccole aziende, dei lavoratori, degli appalti pubblici sani. Come lui va a spiegare ai suoi elettori che non è un fannullone in questo Parlamento? È solo in TV e mai in aula, mai in riunione per lavorare. È una vergogna, sei un fannullone in questo Parlamento. Lo dico io. Ma comunque, andiamo avanti. Scorrendo i nomi dei candidati della Lega Nord, ad esempio nella circoscrizione del Nord-Ovest, al terzo posto troviamo Gianluca Buonanno. Gianluca Buonanno è un personaggio meraviglioso, multisfaccettato, polivalente come pochi altri, che ad esempio ci spiega che la Padania esiste perché esiste il grana padano. Avete capito bene? La Padania esiste perché esiste il grana padano. Sentiamolo. Ma il grana padano, perché si chiama così? O perché esiste il Gazzettino Padano? Hai detto che non esiste la Padania e invece la Padania esiste. Buonanno, Esiste non è che c'è, anche. non è il fatto che Si esiste il grana chiama grana padano, non è padano. che esiste il grana padano significa che esiste la Padania. Ma È un modo per dire che se c'è questo termine, questa terminologia, è perché la Padania No, esiste. scusi, Ma no, questa è si chiama Padano. stupenda, Ma questa è questo stupenda. è il grana Allora. padano. Beh, in effetti questa è davvero fantastica. Ma andiamo avanti, ancora? Ancora buon anno. Lei ha dato del finocchio a un collega parlamentare No. omosessuale. No, sì, lei ha messo un finocchio Ma non ho dato su. il finocchio, l'ho messo Beh, sul dai, su, buon anno, banchetto. faccia il bravo. Ha dato del No, finocchio a un no. omosessuale, sono cose che, Ma insomma. scusi, io ho detto Ma innanzitutto cosa le dà che. fastidio di questo finocchio? Non ho No, a capito. me mi dà fastidio, io ho amici Ci si omosessuali, difende no? sempre così. Ho Ma non è amici vero, omosessuali. dico che ho degli amici omosessuali, però io non sopporto che gli omosessuali, gay, lesbiche e compagnia bella, ogni volta fanno le vittime e continuano, se appena dici beh, ce l'hanno con noi, succede qualcosa, ecco, dobbiamo fare qui, dobbiamo fare là, ma Insomma, ci ha mettere il rotto le finocchio. palle. Ma il problema più grosso che ha Buonanno non è l'apertura delle frontiere, l'immigrazione o la comunità gay, è un altro, è la spigola. La spigola. Infatti, sono un paio di mesi che Buonanno è alla ricerca forsennata della spigola che gli è stata sequestrata in Parlamento. Non sto scherzando, è tutto vero. Vediamo il breve filmato che ci documenta questo profondo dramma. Il relatore di minoranza, il deputato Buonanno, vuole intervenire, prego. Sì, signor Presidente, sull'ordine dei lavori, l'articolo 41 del regolamento. Io ho aspettato, sono passate 24 ore, signor Presidente, io volevo sapere che fine aveva fatto la Dicentrarcus labrax, cioè in maniera più volgare spigola, branzino o ragno di mare.
perché mi è stata confiscata, io volevo sapere dove era finita e se qualcuno l'ha mangiata, volevo onorevole sapere che almeno Bonanno, la lisca fosse messa Smetta, non disonori quest'aula, basta, andiamo avanti. Naturalmente il dramma si è compiuto a pieno e Buonanno non ha più avuto notizia della sua amata spigola. Ma non dobbiamo fermarci, non dobbiamo affatto fermarci, perché se pensate che con Buonanno abbiamo raggiunto il top, il margine superiore, vi sbagliate, non è così. Infatti c'è un nome che ci permette di andare oltre, c'è un uomo che ci permette di riscrivere i confini del buon gusto e del buon senso, un uomo che spicca per intelligenza e moderazione nel campo dei moderati. Moderati un cazzo! È proprio lui, amici. Ma per presentarvelo ho bisogno di un po' di musica adatta. Musica, maestro. Conosciamo tutti benissimo. È sulla scena da sempre, da quando io andavo all'asilo delle suore. Già europarlamentare, questa volta è stato candidato al terzo posto. Eccolo qua. Che è lui. Nella circoscrizione del centro. Quindi gli toccherà andare a cercare i voti a Roma ladrona. Fiero portabandiera delle istanze della libertà dei popoli in tutto il mondo. Orgoglio della nazione padana, Mario Borghezio. Secessione! 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 Questo dice quella faccia di merda di Papalia! Cornuti slavici bastardi! Glielo diamo noi il voto agli extracomunitari! Così glielo diamo il voto! Ce lo mettano bene in testa! O provvede lo Stato con la nuova legge! O andiamo a pigliarli noi, uno per uno! Per la barba e li buttiamo fuori a calci nel culo. Secessione! 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 Cazzo! Questa è la Lega che vince! Gli facciamo un culo così! La dittatura europea sur le peuple! A sé! Viva la libertà! Viva il federalismo! Vince la libera! Libertà per i popoli! Basta con la dittatura! Herr Kollege Borghezio, ich verweise Sie aus dem Saal. Cazzo! Secessione! Cazzo! Secessione! Con garbo! Gli facciamo un culo così! Pur vero che una soluzione semplice per noi patrioti padani ci sarebbe. Basterebbe regalare la Campania e il Sud alla corona di Spagna! Lavora, che produce! Che si ostina a mantenere Roma ladrona che non fa un cazzo! Detto con il massimo rispetto per gli imam, per tutti questi, tutte queste palandrane del cazzo che circolano liberamente, che organizzano terrorismo, attività sovversive, solo la Lega, solo la Lega, solo la Lega, cazzo, ci hanno rotto i coglioni! Tutto questo per le vostre considerazioni, prima che questo grande circo ci travolga tutti. Questi personaggi così valevoli da mandare in Europa, non so, fate un po'. La casa degli specchi mi invita a riflettere su tutto questo. Quindi, casco in testa e ben allacciato, luce accesa anche di giorno e prudenza, sempre, specialmente nelle urne. Cazzo! Detto con grande calma e con tutta la moderazione possibile. Casa degli specchi! Agghiacciante quello che dicono!